Bene. Il 28 agosto del 1979 comincia per Fabrizio e la moglie Tori Ghezzi una delle esperienze più difficili della loro vita. Vengono rapiti nella loro tenuta agricola in Sardegna e saranno rilasciati dopo 117 giorni. Fabrizio non parlerà mai di rancore verso i rapitori, risultando spiazzante, prendendola semmai con i mandanti. Da quell'esperienza, 2 anni dopo, trarrà riflessioni che riporterà nell'album senza titolo, indicato da alcuni come Fabrizio D'André, da altri come l'indiano per il disegno di copertina. I protagonisti sono i pastori sardi, gli indiani d'America, 2 popoli autonomi, genuini, lontani da ogni contaminazione. Il brano che ora eseguiremo è la confessione a cuore aperto immaginata di un sequestratore che è come se dicesse: a me non manca niente, ma se mi mettono sotto il naso tutto il lusso possibile e immaginabile, me ne creano il bisogno. Era il 1981 ed è quello che non ho. Quello che non ho è un indirizzo in testa.
che il mamma, sei tu dalla mia parte, quello che non di fregarti a capo, quello che non è una camicia bianca, quello che non ho è di farla franca, quello che non ho sono le tue conquiste per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Gianluca Origone, chitarra solista in questo brano in evidenza. Le quattro chitarre.